mio figlio prepara le cheesecake fit e le fa colazione un giorno. Che carino. Buongiorno, ho deciso che utilizzerò i filtri di Snapchat perché stamattina ho la faccia aliagiante e però mi sono svegliata con quella. Girare una video ricetta solo per voi, quindi video ricetta molto breve, molto veloce e molto buona, si spera. E niente, buona visione, mi raccomando mettete un like se vi è piaciuta la ricetta, iscrivetevi alla pagina e poi iniziate a seguirmi davvero su Snapchat, vedrete com'è la mia faccia senza filtri una volta che è stata ristrutturata. Ricetta veloce veloce di questo venerdì mattina. Allora, qui abbiamo farina d'avena aromatizzata al cioccolato, qui abbiamo circa 125 grammi di quark magro, io uso quello che trovo al Lidl anche perché non costa praticamente niente, aromatizzante gusto maple che secondo me è fantastico, davvero buonissimo, e infine le fave di cacao. Bene, vediamo con questi quattro ingredienti cosa riusciamo a fare. In questa ciotolina 20 grammi di farina d'avena gusto cioccolatoso, 30 grammi di farina e circa 60 di acqua e via in microonde per qualche secondo, per circa 30 secondi. Mentre la farina cuoce in microonde, noi aromatizziamo il quark. Prendiamo un coppa di pasta e lo mettiamo sul piatto. Questo è il risultato della farina d'avena in microonde, una specie di pappetta. E infine riempio con lo yogurt. E infine in frigo per almeno un'oretta. Tolta dal frigo, adesso ci divertiamo a decorarla con un po' di fave di cacao in granella e io utilizzerò la marmellata Hero Light ai frutti di bosco che amo. Qua, briciole di fave di cacao. Adesso scoperchiamo. E voilà! Cheesecake light, buono! Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Per ogni informazione mi trovate anche su Instagram come AleTLife, dove metterò la ricetta scritta nei commenti. Un bacio a voi, buona giornata! E niente, al prossimo video. Comunque, piccola parentesi, molto meglio con i filtri. Cioè, adesso che ho scoperto sta cosa, lo utilizzerò sempre.